Furio, alle premiazioni di questa Giraglia 2021, una Line Honors pesantissima, che vale tantissimo e che parte da lontano. La Line Honors che vale tutta la stagione, parte da lontanissimo, parte da 3 anni fa da un progetto veramente ardito, perché abbiamo una sfida di una barca che era, diciamo, dismessa, che non aveva più un futuro. Siamo riusciti piano piano, con il lavoro del gruppo, il lavoro di tutti i ragazzi che hanno collaborato, a metterci del proprio, a metterci la passione, ad arrivare a una barca che oggi vince la Giraglia. E non è finita qua, per cui siamo a metà stagione, abbiamo iniziato col piede giusto, ora la barca va a rimessaggio controllata e poi ripartiremo a Palermo-Monte Carlo. E poi il futuro ci riserverà sicuramente qualche bella sorpresa, che non posso svelare adesso, che però sarà molto importante. Lorenzo, come hai costruito tu e il gruppo questa vittoria in acqua? Beh, il gruppo, anche quello, non dico che parte nel periodo di rinascita della barca, ma quasi. Ovviamente il pozzetto storico con Furio, Spangaro, che è il nucleo da sempre. Dalla Barcolana 2005, quando questa barca si chiamava Scandi, aveva 10 piedi di meno più o meno. E il caso ha voluto che fu la ritrovata dopo anni, appunto la rimessa insieme, insomma è riuscito a mettere in acqua, si può dire, un mezzo cadavere tra virgolette, e ha creato una bella barca, chiaramente bella, lunga, ma insomma finché non è risultato in mano restano delle idee, delle supposizioni. Questo era il primo grande test per noi, abbiamo già fatto le 151 che abbiamo vinto, abbiamo fatto regate a Trieste, Ravenna, però senza grossi avversari, grossi nel senso non di qualità ma di lunghezza. Qui ne avevamo due fortissimi, che è Magic Carpet, che è un altro 100 piedi che ha già vinto la Giraglia, ha vinto un sacco di queste regate, e Leopard, che è un altro 100 piedi che detiene il record di attraversato l'Atlantica. E quindi era una grossa incognita per noi la velocità della nostra barca. E abbiamo subito capito che la bolina era un po' a vantaggio loro, la poppa un po' a vantaggio nostro, dopo le prime miglia, e quindi in certi momenti attaccavamo, in certi momenti dovevamo difenderci, come per esempio dalla Francia, la Giraglia era tutta bolina, io ho cercato sempre di stare molto in copertura e dargli fastidio con i rifiuti. Poi finalmente è arrivata la poppa in Giraglia, ci siamo staccati di 5 miglia e qua sotto ci siamo un po' ridifesi nelle bonacce, ma insomma questa era un po' la strategia. Poi che riguarda il gruppo, ripeto, chiaramente il gruppo storico è da sempre, e in questi 3 anni abbiamo cambiato tanti velisti. Diciamo che noi due siamo un po' vecchiotti, ma abbiamo ancora tanta voglia di navigare, Furio di creare progetti, io di navigare tanto e bene. E ci siamo accorti che dei nostri pari età non hanno più tanta voglia, quindi abbiamo un po' fatto un po' piazza pulita dalla barca, abbiamo preso un po' di giovani intendo 20, 25, 30, no? 15 anni, che ci hanno dato addirittura entusiasmo anche a noi. Hanno tanta voglia, chiedono, fanno, domandano. E quindi ha dato nuova linfa al pozzetto, che era un po' vecchio decrepito negli ultimi 2 anni. E questo, diciamo, è stato un po' il segreto, insieme a tante altre sfumature, chiaramente, di organizzazione, budget, ricerca budget, cantieri, idraulica. Insomma, dietro un 100 piedi moderno c'è un lavoro mostruoso che si vede poco in acqua, ma nell'inverno c'è stato. Quindi questo è un po' il sunto di questa vittoria. Come dice Furio, era la regata più importante per noi. Quindi ovviamente non possiamo essere che felici. Furio, a chi la dedichi questa vittoria? La dedico alla città di Trieste, la dedico allo Yacht Club Adriaco, che è lo yacht club poi generato dal Yacht Club Italiano, lo dedico ad Adalberto Miani e Guido Miani, che hanno creduto in noi, e a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, Arca Fondi in primis, Banca Carige, Bacorini, Fosmarai, Slam, Dobner ovviamente, che poi è nel campo della Rolex, dell'orologeria, quindi sarà anche felice di aver portato a casa questo risultato.